amici di Tre Città e Sapori mi hanno detto che fare attività di prima mattina ti carica per tutta la giornata. L'obiettivo di oggi è quello di percorrere i circa 64 km dell'Anello dei Colli Ogani. Si tratta di un itinerario abbastanza semplice che può essere percorso in poche ore per i professionisti oppure in una giornata, a meno che non vogliate fermarvi a visitare i luoghi di interesse storico-naturalistico che si incrociano lungo il percorso. Sto parlando di chiese, castelli, ville, per non parlare delle aziende agricole e dei ristoranti che sono il fiore all'occhiello dell'enogastronomia padovana. L'anello si può percorrere in senso orario e antiorario, in un paesaggio che cambia in continuazione, offrendo panorami fantastici con i colli che fanno da riferimento costante e sempre diverso. Partiamo! Iniziamo la nostra pedalata da Montegrotto Terme, dove incontriamo l'ottocentesca Villa Draghi. La pista prosegue fino a salire sull'argine del canale Battaglia e, proseguendo verso sud, ecco sulla destra l'inconfondibile mole del Castello del Cataio, una delle residenze storiche più grandi d'Italia. Una credenza racconta che il castello fosse la riproduzione di un antico palazzo imperiale cinese. Ad accogliere gli ospiti, la Fontana dell'Elefante, unica rappresentazione italiana. Costeggiando il canale rettilineo, in direzione dell'antica città medievale di Monselice, è possibile ammirare e visitare Villa Emo, con lo splendido giardino all'italiana. Monselice si raggiunge dopo altri 5 km lungo l'argine del canale. E vale la pena percorrere le strade del centro storico, con la salita al Santuario delle Sette Chiese. Si passa poi per Este, con il suo castello carrarese del 300 e le vie porticate. L'anello ciclabile piega ora verso nord, sempre sull'argine del canale Bisatto, esce da Este e costeggia le pendici occidentali dei Colli Ogani. Questa è la zona a vocazione agricola del comprensorio, in particolare vitivinicola. Attraversando l'Ozzo a Testino, ai piedi dell'omonimo monte si raggiunge Vo Vecchio, anticamente un porto fluviale. La località di Vo è conosciuta come la città del vino e il suo territorio fa parte del percorso enogastronomico Strada dei Vini dei Colli Ogani DOC. E poi, quando parliamo di buon vino, volete che non ci fermiamo a curiosare? Andiamo in azienda! Forse penserete che questo non sia il momento più appropriato per andare tra le vigne. E invece no, vi sbagliate, perché questa è una fase importantissima. Dopo la potatura si passa alla legatura. Sono nella cantina Vigna Roda e incontro Gianni. Gianni e la moglie Elena hanno rilevato questa azienda di famiglia e producono dei vini di grande qualità. Sto parlando di vini dei Colli Ogani DOC. Sicuramente questa è una zona che è vocata alla viticoltura già da diversi anni. Si racconta di centinaia di anni fa, da quando è iniziato ad esserci proprio la vigna nei Colli Ogani. Qui si producono dei vitigni internazionali, quali Merlot, Cabernet Chardonnay o Serpino, che è un tipico della nostra zona, e anche il fior d'arancio spumante, che è il nostro DOCG, il nostro vino principe, il vino che è più riconoscibile e che è più legato al nostro territorio. Il fior d'arancio ha una storia davvero particolare, ce la vuoi raccontare? Certo, il fior d'arancio ha la particolarità di essere arrivato direttamente dalla Siria con Marco Polo.
Marco Polo ce l'ha portato qua e l'ha fatto integrare nel nostro territorio. Le altre tipologie di moscato invece sono passate attraverso la Grecia, la Sicilia, per arrivare poi in Francia e diffondersi in tutto il territorio italiano, mentre noi ce l'abbiamo diretto da qua, anche comunque il nome dialettale, un termine dialettale nostro, che è Sirio, Sirio appunto dalla Siria. Che tipo di uve sono? È un moscato giallo, ha un grappolo abbastanza grosso, spargolo, degli acini grossi e anche molto, sono croccanti, insomma, sembra quasi un'uva da tavola. Quindi facciamo un passo indietro, adesso ci troviamo nelle vigne. E adesso stiamo procedendo alla legatura del tralcio, che è molto importante perché facendo questo tipo di operazione avremo tutta l'uva che si sviluppa in questa fascia, quindi avrà un'insolazione maggiore, sarà facile da lavorare, da raccogliere e fare tutte le altre operazioni che si susseguono. Si prosegue poi con la vendemmia, sì, rigorosamente a mano. Manuale, anche perché con queste pendenze non è che si possa fare altro, insomma, comunque rigorosamente manuale per vari motivi. Innanzitutto appunto per il discorso del dislivello, ma anche perché a mano si riesce a selezionare i grappoli migliori. Infatti noi abbiamo un disciplinare alquanto rigido. Sì, da circa 3 anni il fior d'arancio è passato a essere un DOCG, quindi abbiamo delle regole ancora più ferree, dei paletti ancora più stretti che fanno sì che questo prodotto diventi e sia un'eccellenza. Gianni, ma andiamo dentro in azienda e andiamo a vedere come da grappolo, quindi da uva, si ottiene mosto e poi il vino. Certo. Ecco Elisa, una volta che abbiamo vendemmiato l'uva e la portiamo in cantina e selezionata, viene pigiata e da questa pigiatura ne esce poi il mosto che viene fatto decantare all'interno di questi serbatoi. Viene fatto decantare, quindi tutta la parte solida, le particelle solide presenti in questo mosto, con il freddo decantano e si depongono nel fondo del serbatoio. Poi la parte limpida viene filtrata e viene stoccata sempre in questi serbatoi a temperatura di 0 gradi, in modo tale che la fermentazione non parta spontaneamente e quindi va ripreso una volta solo quando noi decidiamo di aver bisogno di fare il fior d'arancio spumante. Gianni, diversa invece la fase di lavorazione per ottenere il passito, specialmente dalle uve. Sicuramente lì si parte dall'uva che deve essere perfettamente sana, non ci deve essere un granellino di uva deteriorata, perché questo poi andrà a compromettere l'intera cassettina. Viene poi stoccata, viene lasciata lì fino al tempo necessario perché ci sia una buona concentrazione zuccherina e poi viene fatta fermentare. Una volta fermentata si ferma a circa 13 gradi alcol e il passito, diciamo, è pronto, ha bisogno solo di un po' di affinamento e sarà pronto. Grazie Gianni, abbiamo imparato qualcosa di più su come si fa il vino qui nei Colli Eugani. Adesso però, prima di salire in sella sulla mia bicicletta, vi porto un attimo sulle vigne, perché prima passeggiando ho visto un'erba molto particolare, si chiama carletto. Sapete cosa sono? Sono delle erbette selvatiche molto apprezzate nella cucina tradizionale qui del Padovano e insomma andiamo a raccoglierli e andiamo a vedere poi come si usano in cucina. So hot. Per l'appunto incontro lo chef del ristorante Nicola Ambrosi. Ti ho portato, Nicola, i carletti. Cosa facciamo con questi? Bene, con i carletti possiamo fare una crespella ripiena con i carletti su una fonduta d'asiago dolce e del crudo croccante sopra. Ti lascio il grembiule, mettitelo su e così iniziamo. Benissimo, allora, quali sono gli ingredienti che ci occorrono? Ho scelto l'asiago dolce per non contrastare troppo il sapore delicato del carletto, poi ci serve del burro, la farina e il latte. Bene, allora iniziamo con la fonduta. Mettiamo una pentola sul fuoco, la cuociamo. Mettiamo a bagnomaria, sì. Mettiamo l'asiago, il burro, il latte e la farina.
mescoliamo leggermente la fonduta e la lasciamo a bagnomaria per circa mezz'ora affinché non si scioglie tutto. Mentre aspettiamo, Nicola, che la fonduta sia pronta, con cosa continuiamo? Andiamo a preparare i carletti. Allora, su una pentola mettiamo un cucchiaio di cipolla. Ah, il soffritto è il mio pezzo forte. Questo allora lo lascio fare a te. Un filo d'olio, oliva, dei colli uganei. Benissimo. E la mettiamo sul fuoco e andiamo a fare il soffritto. I carletti sono già lavati. Li tagliamo a pezzettini piccolini. Hanno un tempo di cottura davvero breve, no, i carletti? Circa 3-4 minuti, non tantissimo. Ok. Mettiamo un pizzico di sale e continuiamo la cottura. Nel frattempo, finché si cuociono i carletti, andiamo a fare l'impasto per la crespella. Due uova. Battiamo un po' le uova, andiamo ad aggiungere la farina, amalgamiamo il tutto, quando le uova sono ben amalgamate con la farina aggiungiamo il latte, mescoliamo pian pianino, amalgamiamo il tutto. I carletti, Nicola, sono quasi pronti, eh? Perfetto, spegniamo il fuoco e poi finiscono la cottura in forno. Perfetto, l'impasto per la crespella è pronto. Prendiamo il pentolino, lo sporchiamo con un po' di burro, lo scaldiamo e andiamo a fare la crespella. Nel frattempo io controllo la fonduta. Qua togliamo la crespella dai bordi in modo che non si attacchi e la lasciamo cuocere per circa 2-3 minuti. Adesso la saltiamo, la giriamo dall'altra parte e la lasciamo cuocere un po' dall'altra parte. Perfetto, adesso andiamo a impiattare la crespella. Mettiamo i carletti al centro. Che profumino invitante! Molto squisita! Come la chiudiamo? A saccottino? La chiudiamo a saccottino e la andiamo a legare con del sedano, con dei fili di sedano. Adesso mettiamo la crespella su uno stampino, la inforniamo a 180 gradi per 7 minuti. Grazie Nicola! Mio fratello Elisa è il boss della cucina, io invece mi occupo della sala e per esaltare questo piatto abbiamo pensato di abbinare un colli uganei bianco, l'azienda è Vignaroda, sono tre uvaggi, Garganica, Altai e immancabile il moscato. Grazie Andrea, voi state con noi perché tra Città e Sapori non finisce qui, ci vediamo tra poco. Continuando il nostro percorso ciclabile si ritorna a Montegrotto Terme, un centro termale rinomato in tutto il mondo grazie alle proprietà delle sue acque risorgive. Irene Tanzi è la referente dell'hotel Esplanade Tergisteo e assieme a lei cercheremo di capire meglio quali sono le proprietà curative di queste acque e anche che in un centro termale, in uno stabilimento termale non si viene solo per curarsi ma anche per passare del relax e dei momenti benessere. Quali sono le proprietà curative di queste acque e le attività che si possono fare all'interno di uno stabilimento termale? Ciao Elisa, ben arrivata.
Dici bene, all'interno del nostro hotel termale è possibile recarsi qui per una vacanza appunto di cure termali, quindi una vacanza all'insegna della salute, ma anche per godersi un weekend, qualche giorno o anche una sola giornata di relax. Irene, andiamo subito al cuore del centro termale, cioè l'acqua. Quali sono le proprietà di quest'acqua? Innanzitutto questa è definita un'acqua salso-bromo-iodica e ha una storia piuttosto lunga, in quanto l'acqua proviene dai bacini contaminati che si trovano sui Monti Lessini. Ha un lungo percorso di circa 80 km ad elevate temperature, ad elevate profondità, all'incirca 2000-3000 metri in profondità. Durante questo percorso si arricchisce di sali minerali ed altri elementi che appunto la arricchiscono e poi così sgorga nel bacino termale di Abano e Montegrotto, che è definito anche il bacino termale più grande d'Europa. L'acqua termale sgorga a una temperatura di 87 gradi, per cui poi nelle nostre piscine viene ovviamente raffreddata. La si trova all'incirca ad una temperatura che varia dai 34 ai 36 gradi durante tutto l'arco dell'anno. Possiamo dire che l'acqua termale è importantissima, se non indispensabile, per i fanghi che vengono utilizzati proprio per le cure termali. Certo, all'interno del nostro hotel abbiamo un reparto cure dove è possibile effettuare la classica fangoterapia. Il fango è costituito da tre componenti principali: una solida, l'argilla, una liquida, appunto l'acqua termale, e una biologica, appunto è arricchito da questi microorganismi che provengono dall'acqua termale. Il fango matura in apposite vasche che sono sempre qui all'interno del nostro hotel. Sopra il fango viene fatta scorrere l'acqua termale, in questo modo il fango si arricchisce di tutte quelle proprietà che poi lo rendono così unico e prezioso. Quali sono le cure che si possono fare innanzitutto con l'acqua termale e poi con i fanghi? Con l'acqua termale si possono effettuare le inalazioni e gli aerosol che servono per tutte quelle patologie, tutti quei problemi respiratori. E invece con la fangoterapia vengono curate tutte quelle patologie che riguardano l'apparato osseo. All'interno del centro è presente anche un medico, proprio perché si possono seguire delle terapie, delle cure termali prescritte direttamente dal medico di base con delle ricette, ma si può anche usufruire del vostro medico. Certamente, chi arriva sprovvisto dell'impegnativa del proprio medico può comunque avere una consulenza dal nostro medico all'interno dell'hotel, che consiglia il ciclo di cura più adeguato e anche che cosa effettuare durante il proprio soggiorno. Quindi Irene, non ci resta che andare a vedere nella pratica come viene utilizzato il fango termale. Il nostro fangoterapista sta spalmando il fango ad una temperatura di circa 38 gradi sulle alcune parti del corpo della nostra paziente. Vengono coperte soprattutto le articolazioni, per cui le caviglie, le ginocchia, le anche e i cervicali. Il fango, come ho detto, è all'incirca di 38 gradi. Quali sono, Irene, le terapie che si possono fare con il fango? O meglio, quali sono le cure alle quali il fango è destinato? Sì, il nostro fango è adatto per curare e anche prevenire tutte quelle patologie che riguardano l'apparato osseo, per cui artrosi, osteoporosi, artrite reumatoide in fase di quiescenza e comunque anche come semplice prevenzione. Perché comunque questo fango ha delle proprietà antinfiammatorie, agisce come un cortisone, noi ci piace dirlo che è un cortisone naturale e non ha assolutamente degli effetti collaterali. Il fangoterapista ricopre l'ospite e così per circa un quarto d'ora. E devo dire che comunque la sensazione è anche molto rilassante, è piacevole. Una volta trascorsi 15 minuti, Irene, la paziente deve togliere il fango. Sì, il fango le viene tolto
prima manualmente dal nostro operatore, viene fatta una doccia per togliere i residui, dopo la doccia il nostro paziente viene fatto accomodare nella vasca idromassaggio arricchita con ozono, l'acqua ovviamente è acqua termale, in questo modo comunque continua la reazione sudorale e i principi dell'acqua termale e anche l'ozono hanno ulteriori effetti antinfiammatori e soprattutto riattivano la circolazione. Irene, al giorno d'oggi non si va alle terme solo per le cure termali, ma si può andare anche per una giornata relax, per passare del tempo e sfruttare i benefici di queste acque. Infatti l'hotel offre tantissimi pacchetti benessere. Certo, abbiamo pacchetti da 3, 2, una notte o anche uno semplice spa day solo per godere dell'intera giornata. Gli ospiti che si recano qui da noi possono approfittare delle nostre due piscine termali. Ne abbiamo una interna dotata di idromassaggi, comunicante con una all'esterno, anch'essa alimentata ad acqua termale con idromassaggi. Abbiamo anche una bella e nuova spa con sauna finlandese, bagno turco e vapori termali, percorso Knipe, docce emozionali, cascata di ghiaccio e anche una jacuzzi con acqua magnesio potassio. Noi ci troviamo nell'area benessere, adesso in questa cabina c'è Camilla che sta effettuando un massaggio, è un candle massage, è un massaggio innovativo, ayurvedico, l'effetto è estremamente piacevole, rilassante, dovuto anche al tepore sprigionato dalla candela. È possibile scegliere tra 3 fragranze, muschio bianco, bambù e guaranà. Quindi a seconda della fragranza scelta si avrà un effetto o drenante o anti-age o semplicemente comunque tutto accompagnato da una fragranza aromatica e piacevole. Oltre al candle messo ci sono tantissimi altri massaggi, puoi farci qualche esempio? Sì, il nostro staff principalmente è specializzato nei trattamenti ayurvedici. Quindi si può partire da un massaggio a bianga, un pada bianga per il benessere dei piedi, il marma, sono tutti termini appunto ayurvedici e orientaleggianti. Si possono fare anche i massaggi tradizionali, i massaggi semplicemente rilassanti come gli antistress, una riflessologia plantare. Abbiamo anche una vasta offerta di trattamenti estetici, dei rituali che noi chiamiamo rituali relax per il corpo e per il viso che hanno effetti anti-age e ovviamente rilassanti. Da non dimenticare comunque anche il massaggio miotonificante, quello che viene effettuato al termine del ciclo di fangoterapia. Grazie Irene, il tuo aiuto è stato davvero indispensabile. Una domanda ancora, posso lasciare la bici parcheggiata lì fuori? Nessun problema? Certamente, lasciala pure. Perché allora io la lascio lì, vi do appuntamento alla settimana prossima perché ho proprio bisogno di un po' di benessere e relax. Ciao! I'll be ready.